Guarda come questo balletto come muovi il collo. Buonasera, buongiorno. Venerdì 31 marzo e anche marzo se n'è andato, no. E noi siamo qui. Questa sigla. Bentornati dalle Hugo! Ogni tanto mi fai paura. Cioè, non so tipo se devo scappare, prendere in diretta, scappar via e lasciarti lì agonizzante. Questa bellissima trasmissione che non lo diciamo mai si chiama Trendy. E perché si chiama Trendy? No, non te la prendere col microfono. Io sono come Laura Pausini. Tra l'altro si è sposata Laura Pausini, sì, non dirò niente sul suo outfit. Bello, a me è piaciuto. Usti boia, che schifo, sì. Bello, no, la non è piaciuto anche. Ah, io ho visto la foto dove lei aveva la giacca. Esatto, no, quella. Non mi è piaciuto per niente. Ma fa quella. Niente, sono fatti di Laura Pausini. Congratulazioni e figli femmine. Perché ciao. Ciao. Ok. Beh, io direi che possiamo quindi iniziare subito con la rubrichetta più amorosa. Sì, dai, più amorosa di tutti. Zuccherata. Le apposte del cuore. Il cuore, il cuore che ci abbiamo. Sei pronta, cuoricina? Sono pronta, cuoricina. Io sono un cuoricinici. Consiglio. Aspetta, chi sta limitando? Cutrones. Buonasera a tutti. Ma... io potrei fare la controfigura della controfigura. Buonasera, ciao, a tutti. Cutrone, se ci stai ciao. Guardando. Va bene. Andiamo, ma... andiamo ragazzi, dai. In sala. MM, ho bisogno di voi. Urca. Ciao, mi presento. Faccio sono un vento. Giulia, e ho 25 anni. Premetto. Sono una ragazza molto tranquilla e molto razionale. Ok. Non mi sono mai buttata in situazioni a caso con ragazzi che non conosco. Ho avuto due relazioni lunghe, una con il mio compagno delle medie e una con il mio compagno dell'università. Quindi mai appuntamenti al buio. Ok. L'altra sera ero a cena con le mie amiche e il proprietario del ristorante dove eravamo mi ha lasciato il suo numero scritto sullo scontrino. Io non so assolutamente che fare. Da una parte vorrei ascoltare le farfalle nello stomaco e quindi scrivergli. Dall'altra mi sento frenata dalla mia testa. Forse più che di un consiglio ho bisogno di una spinta, proprio come sapete fare voi. Quindi aspetta, diamogliela. Vai come un ma treno. Che cosa te lo diciamo a fare? Cioè, ragazze, queste domande non fatecele neanche. Ah, perché... ti spiego io come devi fare. Ecco. Ah, sì. C'è il tuo numerino 347-334-126. Ok, a caso. Pronto? Buonasera, volevo prenotare un tavolo. Sì, siamo in due. Una sono io, l'altra è lei. Questa qui è bella. Io beh, è Giulia scherzone. Farei così. Scusa. Sei super simpatica, ma come ti è venuta? Così, non so, l'ho pensato e l'ho detto. Guarda, io farei così. Sì, sì, ma allora ti può andare bene, ti può andare male, ma alla fine della fiera avrai scroccato una cena. Esatto. Vabbè, sì, infatti, cioè, ma poi bisogna... ma poi... cioè, cos'è che devi conoscere? Vuoi vivere di rimpianti? Vuoi ma vivere no. di rimpianti? Guarda che è una vita grama, eh. Bisogna sempre fare quello che ti dice la pancia, vai. O quello che ti dice RB. Giusto. E a me ogni tanto tiro il freno a mano e RB va giù dritta. Esatto, io sono un po' più... più cauta, cauta, no, è vero. Lei è cauta con gli altri nella sua vita, assolutamente no. Io sono cauta nella mia vita e con gli altri, per niente. Niente, quindi io vai, direi... divertiti, fatti offrire una cena e se non dovesse andare bene... Next! Bello, dai. Adesso mi hai preso che siamo le Hooger. Comunque sì, volevo dirti Lorenzo, che il mio quadernino è quasi finito. RB, devi comprare. Sono quasi nuovo. Triste, ne ho già degli altri. Non ti preoccupare che ho la mia cartoleria. Già pronta, prontissima. Ti è mai successa una cosa del genere? Sì, mi è successa in un ristorante dove andavamo sempre quando ero ragazzina. Che praticamente c'era questo che siamo rimasti amici, ciao Ale. Questo ciao Ale. Cameriere che tutte erano innamorate di lui, ma anche mia sorella, mia madre, chiunque.
E una sera mi ha lasciato il suo numero. Usciti, poi niente, è andato tutto malissimo. Vabbè. Però vabbè, fa però niente. Siamo rimasti amici ed è stata una bella esperienza trovare il suo numero. Una volta, se ben mi ricordo, anche una cena di Milano News di Natale era successa una cosa del genere. A Marco. Sì, era stato divertente. Beh, mi ricordo come si chiamava quel povero disgraziato, ma è andato così. Vabbè, andiamo avanti. Quindi ciao Giulia, divertiti e buona cena. Esatto. Andiamo avanti con la prossima rubrichetta, cioè il ti sblocca un ricordo. Vai, allora. Questa persona ti dice qualcosa? No. Era un filino più giovane. Era papà di una famiglia importante. Niente. Andiamo alla prossima. Sembra un presidente degli Stati Uniti. Un po' sì. Lui è Kirk Cameron. Ti dice qualcosa? No. Benissimo, è un attore comunque. Era molto famoso quando era giovane. Poi pian piano secondo me si è un po' andato a scemare. Vediamo la prossima foto. Quello in mezzo ti dice qualcosa? Ma quello in mezzo è Leo? È Leonardo DiCaprio. Questa sera parliamo del telefilm che ha lanciato nel mondo dello spettacolo Leonardo DiCaprio. Cioè? Genitori in blue jeans. Niente. Volevo, ci provate, ma... non lo conosco. Allora, vabbè, intanto ti dico qualcosa. Non l'ho detto perché magari i nostri telespettatori sono attempati e lo conoscono. È una sitcom USA prodotta tra il 1985 e il 1992. Ho scoperto che Leonardo DiCaprio è del 78, quindi aveva 14 anni. Esatto, alla che fine. Conti veloci. Esatto. In Italia le prime stagioni furono trasmesse in Italia 1 nell'89. Dopodiché sono state trasmesse in prima TV, esattamente come in America. Chi sono? Loro sono i genitori, cioè Jason e Maggie. Che hanno due figli, Carol e Ben, e poi si aggiungerà Christy. Christy è la bambina riccia che vedete in braccio a quell'altro. Ok. Che sono l'altra ragazza è è Carol, sì. E Ben è quello più alto. DiCaprio è il figlio adottivo, okay. E quell'altro è vicino di casa. Ah, ok, quindi erano due figli loro e due adottivi. No, un adottivo, l'altro vicino di casa. E certo. La bambina? La bambina è il terzo figlio. Arriverà poi. Figlia, ok, quindi tre figli e un adottivo. E quindi era la classica serie famiglia TV, americana, casino, ogni volta la risolve. Primo appuntamento, tutte quelle note a scuola, quelle cose lì. 166 episodi. Ah, mica pochi, quindi niente proprio niente da dire. In questa sitcom compariranno anche dei giovani talenti che saranno. Brad Pitt e vabbè dai, okay. Jenny Gart, cioè Kelly di Beverly Hills, sì. Ma anche un giovanissimo Matthew Perry Chandler. Ah sì, quello di Friends. Ah, questo è come sono diventati vecchi in sostanza. Chandler, però Chandler. Lui è sempre uguale. Sempre uguale con quella bella mascella. Mio preferito in Friends Forever. Ah sì. È inizio anni 90, Friends. Più o meno siamo lì, infatti. Cioè, Chandler Forever per sempre. Sì, cioè, ma proprio vuoi buttare le chiavi. A me piace anche tanto Joy. No. Dovresti portarlo anche. Sì, lo porterò, Grazie. Comunque nel 1988 ci sarà uno spin-off, c'è stato uno spin-off che si chiama 10 sono pochi e 11 sono tanti, evidentemente, non lo so. Come dice la nonna libero, uno è poco e due sono troppi. Nonno libero, anche questo. Nel 2000 uscirà il film che si chiama Genitori in Blue Jeans, il film. Che fantasia proprio, ragazzi, vabbè, però volevano far capire che era il film. Nel 2004 uscirà un altro film che si chiama Genitori Blue Jeans e il ritorno dei Siever. I Siever sono la famiglia Siever. In sostanza sono il dottor Jason Siever, cioè il papà, che si chiama l'attore Alan Tiki. Lui è cantante, produttore, regista e attore, ma anche papà di Robin Tiki. Che è un cantante americano. Ok, va bene. Poi c'è Margaret famosa. Maggie Malone Siever, che è interpretata da John Kears. Okay. Mike Siever, che è Kirk Cameron, come ti avevo detto prima. Intanto stiamo vedendo Brad Pitt. Carol Siever, che è Tracy Gold. Tracy Gold è famosa.
perché poi da grande ha fatto una serie TV che si chiama Blindspot. Bella. Io purtroppo ci sono in via in diretta dentro in questi giorni, in questa serie che non finisce mai. Assolutamente, purtroppo. Io non l'ho mai guardata fino alla fine, ma no, credo che lui sia arrivata a tre quarti della seconda stagione, ma ce ne sono tipo sei o sette. Sì, no, è lunga, lunga. Vabbè, ah, comunque una serie che ha lanciato un bel po' di Sì, ma in quegli anni si lanciavano un po' di star. Così a caso. Bello, bello queste serie TV, ma noi possiamo trovarle da qualche parte. Secondo me sì, però non so dirvi dove. Dando la risposta. No, ce ne sono altre, su una piattaforma che è appena arrivata da un po' di tempo, che è gratuita, che ce ne sono tantissime degli anni 80. Io ho iniziato a rivedere Il mio amico Arnold. Ah, lo porterai? Può essere, può essere. Quello è ancora più vecchio, penso. Mamma mia, ragazzi. Passano gli anni quando ma noi siamo sempre qua. Ecco. Già. Quindi andiamo avanti. Prossima rubrichetta. Cioè gli sgami di M&M. Allora, carissimi miei fuorisede, Milano vi sta accogliendo in questa città. Sai perché? E qui... perché Milano c'ha il cuore in mano. Quindi inizierà anche a succedervi questo. Cioè, siete per strada, arriva un turista e vi chiede dov'è questa via, scusa. Tu fai sempre finta, non abito qua. Sì, no, oppure tu di sempre di là e va bene lo stesso. A Torino era molto semplice perché dici di là, poi alla fine Torino è una scacchiera, quindi alla fine ritorni nel punto in cui Milano è così però. Quindi anche quella alla fine di là è fai più. Vabbè, comunque, ma siate pronti se qualcuno vi chiede: scusa, dov'è via Roma? Non esiste. Esatto. Esatto, perché Milano è una delle poche città, soprattutto delle grandi città, a non avere una via Roma. Ma pensa. Esatto. Sai perché? Perché Milano centrica. Mamma mia, come sei però tu, eh. Uffa, Milano, io amo Milano, però eri... No, allora... Ciao Milano! Questo è il portarlo. C'era una via che si chiamava via Roma, ma poi è stata trasformata dopo, no, nell'epoca fascista si chiamava via Roma, poi successivamente è stata trasformata in Porta Romana, esatto, corso di Porta Romana, bello lungo il centro, tutto quanto, però è molto, fa ridere questa cosa, invece via Roma abbiamo via Torino, abbiamo sì, via tra l'altro Torino, via Torino è una delle vie fondamentali per lo shopping, quantomeno esatto, quando sei molto giovane, come invece a Torino via Roma Roma, ecco, è la città della via dei negozi, molto bella. Vabbè, quindi niente, non vi servirà proprio niente questo consiglio. Però quindi... potete giocarvelo come aneddoto. Ma tu sei mai stato in via Roma, esatto, Milano? E così dirà... No, ah sì, sì, è vero. Allora non è vero. È vero, bugiardo. Mi piace, lo userò. Va bene. Andiamo avanti. Prossima rubrichetta. Non ce l'ho io. Andatela. Venga. No, te no! Ma perché? Perché no! Questi sono gli eventi della settimana a cui io e Ribi non andrei! Facciamo un programma solo, solo di... quali sono questi eventi che ci aspettano? Allora, ne ho ben due fuori e tre dentro. Due fuori città, diciamo, dove grazie, chiaramente io non posso uscire per questo. Okay, e tre dentro. Inizio non puoi con quelli. No, assolutamente. Prende fuochi, ripi, no, no, mi ammalo. Okay. Dici quelli fuori, togliamoci così non stai troppo. Allora, a partire da questa sera fino a domenica 2 a Legnano, quindi lontano, lontano, c'è la sagra degli arancini e delle bombette. Buone. Alla Contrada San Bernardino. Buono. Divertiti, vai. Ciao. Io non ci vado perché soprattutto, cioè, siamo a Milano e facciamo le cose siciliane. Vabbè. Poi ad Arcore, dove c'è, cioè, mi consenta. Bene comunque. Da stasera, cosa ho preso la cozza? Da stasera fino al 2 ad Arcore c'è il Festival della Carbonara e della Cucina Romana. Che buono. Buona la pasta. Sì, buona. Guarda, c'ho la cunina in bocca, non ce la faccio. Poi. Vai, allora, tu sai che io non amo i comici. Vabbè, ok. Ormai però. Vai. Al Teatro della Cooperativa, fino al 2 di aprile, c'è uno spettacolo che mi ha incuriosito il titolo. Non ci andrò mai perché non mi piace, vabbè. Però si chiama Spermaloso. What?
4 risate sull'infertilità maschile. Mi ha fatto molto riflettere. Volevo perché... ridere ma non ho riso, sono stata brava. Perché solitamente sono le donne che parlano male di loro stesse. Le okay. donne comiche, vero? Fanno delle battute, caldane, le caviglie grosse. Invece finalmente qualcuno parla delle loro defiance. Giusto, quindi uomini andate e guardate, divertitevi e fatevi una risata. Poi il quarto evento è... Ti piace Madame? Madame? Nel male. Vabbè. Madame incontra i fan e fa il firmacopia alla nuova Mondadori di Duomo. Bellissima, andateci solo per vedere la nuova Mondadori perché spacca. Sai come si chiama l'album di Madame? No. Amore. Amore. Sabato alle 16 c'è il firmacopia, quindi divertitevi. Bene, io il firmacopia detesto. Sono andata una volta con uno di Fabio Volo. Ci ho impiegato tutta la vita, ho detto basta, non farò mai più. Io sono andata una volta quello di Max Pezzari, al posto di farmi firmare il CD mi sono fatta firmare il braccio. Poi non chiedo. Certo. Avevo la foto. Va bene? L'altro invece è sabato primo alle 10. Esatto. Sveglia. Alla Biblio di Baggio, su Facebook era proprio scritto Biblio Baggio. Mi ha incuriosito il titolo, dopodiché non ci andrò, però è che ne sai tu di un campo di grano? Oh, che ne sai di un campo di grano? Niente. È un percorso alla scoperta dell'agroecologia e delle scelte alimentari sostenibili. Beh, interessante e da andare. So che bisogna registrarsi. Sì, perché quindi solitamente gli eventi della Bibbia di Baggio è così. Niente, raga, abbiamo finito. E niente, anche questa settimana è andata, ma voi potete sentire noi tutti lunedì sera dalle 20 alle 21 su Crystal Radio, perché bene. Milano si sente e Milano News si vede. Va bene, noi ci eravamo lasciati con una domandella. Della scorsa settimana era: ma tu preferisci il bagno o la vasca da bagno o la doccia? Doccia. Tutta la vita. Se avete una vasca da bagno, toglietela perché rischiate solo di farvi male. Doccia. Anche con la doccia, no, però. Vabbè, per un più. Ma questa settimana vi lascio con un'altra bellissima domandella. Vai. Ma tu... E poi ci vediamo la prossima settimana. Ma tu preferisci leggere o ascoltare un audiolibro o un podcast? Ciao!